Non te sento. Mauro. Mauro. Metti sottotitoli per i non udenti. Mauro. No, io dicevo canguri, gufi, no? Si sa... Allora io stasera voglio partire con un bel documentario sugli animali. Sì, bello, bellissimo. Mi sembra che sia in tema. Caso Greta e Vanessa, le due ragazze liberate. The National Geographic Channel presenta Animali mostruosi, l'orrendo tweet di Gasparri. Oh, cioè. Ma ora lasciamo perdere gli animali, ma non per molto, perché stasera il mio è proprio un bestiario, è uno zoo, ecco. E andiamo a uno Stato che il suo capo ce l'ha. Sì. Non è come il nostro, ce l'ha il suo capo dello Stato e ammazza che capo dello Stato. Eccolo qua, lo Stato Vaticano. Papa Francesco, ai corrotti un bel calcio dove non batte il sole e poi porgete pure l'altra chiappa. Perché... sì. Dai. Ma ne dice questo capo di Stato una al minuto, è fenomenale. Il Papa ai cattolici, smettetela di figliare come conigli, e ai conigli smettetela di figliare come cattolici. Perché... Ma quello Stato lì ci può essere di molto aiuto, sì. Anche in questo momento così difficile della vita del paese. Cercasi presidente. Se può essere utile, a noi ci avanza un Papa. Sì, hanno cioè, due. No, e ora andiamo proprio alla nostra situazione. Ne è successo di tutto in questa settimana, no? In questi giorni. Berlusconi molla Brunetta. Not in my garden. non si può fare. Ma non è l'unico. Ma così mi rovini. Chi? Tu. Perché è il tuo giardino? No, è che Brunetta si arrabbia quando fai queste cose. Vabbè, allora mettilo in your garden. Put it in your garden. Vabbè. Oh no, però non è l'unico, no, che ci sono delle rotture, ce n'è state anche di importanti. PD, Cofferati sbatte la porta. Cazzo le bretelle! Pericolosissimo. Però, tutto è bene, quel che finisce bene, sai che in fondo sono buono. Cofferati lascia il PD. Renzi si consola. Io non ti lascerò mai. Dillo ancora. Non posso, se no Dudù si ingelosisce. C'è un limite a tutto. Comunque il paese è preoccupato perché, insomma, ora te lo dico. Paese è preoccupato. Sarà difficile colmare il vuoto lasciato da Napolitano. Mai quanto colmare quello del frigo. Su questo mi sembra che non ci piove. Volenti o nolenti, però la corsa al Quirinale è partita, è come se è partita. Al via la corsa al Quirinale. Ops, scusa Romano, mi è partito un colpo. E chi spunta stasera? Ha spuntato parecchio, Corsa al Quirinale, spunta Amato. Dov'è? Dov'è? Lì, vicino alla poltrona! E ritorniamo allo zoo. Ritorniamo allo zoo con una lezione di zoologia. Anche quella di prima. Anche queste sono sempre animaletti. Sì. Questi un po', insomma, sono animaletti un po' sgradevoli. Vabbè. Lezione di zoologia. Nonno, cos'è un super canguro? Un canguro grande così. Quello è un super canguro. Un vuoi esperto, dai. Oh, però c'è una cosa che era chiara, almeno fino a poco fa. Dicono che il prossimo presidente non deve essere uno di sinistra. Giusto, che morto Pertini non ci siamo più abituati. Ci potrebbe anche fare male, E vado alla chiusura con le notizie di ieri proprio, ormai ci siamo, via, eccoci. Corsa al poi colle. Poi ce lo diede Craxi, Pertini. Vabbè, ma non è che andasse molto d'accordo con Craxi, Pertini. Però fu lui. Anzi, ti racconterò stasera, non c'è tempo, un aneddoto. Corsa al colle, blindato il Nazareno, il carramato. E vai verso il colle. Hai finito? Quanto ne voglio? No, pensavo che ce l'avessi ancora un altro. Non c'è problema. Dai purtroppo tu l'appuntamento. Il materiale non dai tu l'appuntamento a giovedì prossimo. Dai. A giovedì prossimo su questo schermo. Grazie, a giovedì.